Ciao Spiriti, faccio questa piccolissima introduzione al video delle papere che è venuto fuori durante la registrazione dei video di Fabiola dei Volti della Terra, quando siamo andate appunto a registrare i video dedicati alle erbe di campo. È un video che vuole, insomma, portare un po' di buon umore, quindi speriamo di farvi sorridere un pochino e vi auguro buona visione e mi raccomando, nella descrizione del video vi lascio anche il link di Fabiola dove potete trovare tutti i suoi video dedicati alle piante e anche alle ricette di cucina perché ha inaugurato una nuova rubrica. A prestissimo! Il sapore dolce del centocchio andrà ad attenuare il sapore aspro o amaro delle altre erbe. E nel frattempo il nostro radicchio è pronto per essere inserito nel cestino. Che dov'è? Ah. Bentornati in Toscana. Sono Fabiola, sono un'erbana e vi accompagno a conoscere le erbe spontanee e commestibili. Una vera e propria. Rifalla. Ciao a tutti, bentornati. Sono Fabiola, sono un'erbana e siamo in terra di Toscana a imparare a riconoscere le erbe commestibili spontanee. Un vero e proprio supermercato che la natura. Oddio, che schifo che ho detto! Oggi conosceremo un'altra pianta molto muo. Così il sapore delle erbe risultante finale. Che schifo! Accanto a un bellissimo esemplare di crepide. Esistono tanti tipi di crepide, è una pianta polimorfa. Ce ne sono diverse varietà e sono tutte commestibili, tranne una. Io c'ho un vuoto. Crepis vesicaria, lacera, oddio, aspetta. Siamo a febbraio e già la natura ha iniziato a regalarci preziosissimi doni con una grande. Ovviamente devi essere sempre sicuro di raccogliere solo esemplari che conosci e di cui sei certamente certo. Si pulisce l'erba che si raccoglie in maniera da lasciare gli scarti direttamente in natura affinché possa trasformarsi in humus. E poi fratelli verdi che poi finirebbero nella pattumiera. Cosa serve per raccogliere? Sicuramente ho un arrotino che cammina per i monti. Dovrebbe aver finito, vai. Cosa serve per raccogliere? Pochissimi oggetti, un paio di guanti se vuoi. Bellina, ti sto filmando, occhio che poi la metto nei video, come le caprette. Buona, scusa. Ah, le mele e le pere, non è una rosina, è un verduraio. Oh, basta, omino, su. E soprattutto di non raccogliere tutto quello che trovate, ma di lasciare sempre qualcosa per le api, per gli insetti bottinatori. Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Siamo ancora in Toscana, io sono Fabiola, sono un'erbana e oggi vi condurrò. No, che schifo! Non vi conduco da nessuna parte. Questo va nelle Vabbè. papere. Sì. Ricordati Io che non vi più conduco da papere nessuna fai e più video di papere avremo. parte. Oddio! Vabbè. Ma da oggi c'è una novità. Iniziamo adesso a curare una rubrica che si chiamerà Cuciniamo le erbe di campo. No, mi fa cacare, no? Cancella tutto e ripartiamo. Poi non è che ce lo metti nel video vero. Sì che ce lo metto. Vai. Non ce la posso fare. Perché è così difficile quando. Andremo a dare la priorità a queste erbe e le altre saranno di contorno. Quelle più grandi vanno tagliuzzate. Lo ridico perché ho detto bagno.
C'è la tazza di Harry Potter, ti piace? Un po' rognosa io, eh? Piuttosto mettici la lunaria. No, dalla parte di là. A sinistra? Lì, bravo. Accento. No, ti prego, la sciotola non ce la mettere. Ma come fa? Orripilante, non importa che si veda, lo fai vedere dopo. Ah. Orripilante. In maniera da poter dare un po' di... L'ho detto male, rifacciamolo. Allora spostati più... Oh, no, aspetta, devo levare questi guanti perché mi offano, mamma mia. Questi colori sgargianti. Okay, sì, ecco. Sono quelli che ci faccio il sapone. Salve. Scema. Vai. Aspetta perché sta cercando l'oro. Momento di pausa in cerca di abissi profondi. Rocky. Ma si fa la cuccia. Anche se ve lo fa. No. Sei convinto? Ti lasci finire il video? Olla. Ecco. Eccoci qua, pronti a... Non ce la posso fare. La telecamera mi si svuota la testa. Ti concentro.